Buongiorno ragazzi, allora siamo nell'ascensore a direzione unghie, oggi attacco più tardi, quindi ho preso appuntamento per rifare le unghie, quelle dopo Natale, dopodiché volevo vedere se riuscivo magari a fare. L'idea è tornare subito a casa così posso fare qualcosa a casa magari dopo il lavoro. Però dovrei fermarmi anche da Risparmio Casa e forse anche al supermercato per la Befana. Non so, tutto in inglese, vediamo anche magari se a mano. Se appunto vogliamo andarci insieme nei prossimi giorni a fare queste cose, oppure se mi allungo io oggi. Naturalmente stamattina sembra tutto di corsa, quindi manco mi sono truccata, solo lavata e vestita. Ok ragazzi, unghie fatte, adesso ve le mostro. Mi sono fermata in un piccolo centro commerciale che c'è qui in zona, perché c'era l'OVS, ho fatto un giretto. Ho trovato tantissime cose, soprattutto per Nico, molto molto convenienti, veramente tipo a 2 euro, cioè veramente prezzi super. Quindi magari tornando a casa ve lo faccio vedere, mi sono presa anche un maglioncino scontato per me quasi al 50%, con l'anticipo appunto dei saldi. E beh, arrivato a casa vi faccio vedere. Condizioni pessime, struccata, mega brufol dopo post feste e vabbè, vado a casa così faccio qualcosetta e poi attacco a lavorare, cioè pranzo e poi lavoro. Intanto queste sono le unghie che ho fatto, nere con l'argento. Ok ragazzi, sono tornata a casa. C'è un po' di caos in giro, sia dall'altro. Alla fine si è fatto mezzogiorno, mezzogiorno e 20, però c'ho fame. Invece di spizzica e fa, mi metto direttamente a riscaldare e a preparare il pranzo. C'ho delle lenticchie che ci ha mandato mia suocera, evidentemente l'ha fatta per l'ultimo dell'anno, fatte tante, ce l'ha mandate, quindi mi riscaldo quelle. Sono tantissime, insomma. Un po' quelle ci abbinerò qualcosa, così mi metto direttamente a preparare da mangiare. Quindi metto un attimo questa a riscaldare, ma anche faccio al microonde, ciao ciao, veloce veloce, apparecchio. Vi mostro anche le cose che ho comprato. Ok ragazzi, rumore di sottofondo, è il microonde acceso perché sto riscaldando qualcosa per pranzo. Vi mostro cosa ho preso da OVS. Mi sono fermata perché ero di passaggio per dare un'occhiata, ma perché mi volevo prendere, ragazzi, sinceramente la matita per sopracciglia che la sto terminando, non ne avevo di scorta. E quindi ho detto mi ci fermo un secondo. Scusate, ripeto, io sono struccata, ragazzi. Questa mattina non mi sono truccata, non ho fatto in tempo. E tanto devo stare a casa a lavorare. Amen. Quindi, che cosa ho fatto? Poi, facendo un giro, ho visto un po' di cosine interessanti perché hanno cominciato a fare gli sconti, i saldi. E soprattutto per Niccolò ho trovato tantissime cose veramente a due soldi. Quindi ho approfittato per prendermi qualcosa. Allora, parte beauty. Vi faccio vedere quello che ho preso, che sono i miei must have di Essence, nel senso che sono cose che io finisco, ricompro, finisco, ricompro, finisco, ricompro. Allora, mi sono presa una cipria, prendo di solito la 11 pastel beige. Poi mi sono presa anche una mascara di scorta, perché ho solamente quello in uso. Ho voluto riprendere questo qua, Lash Princess in verde, adesso ho quello rosa, l'ho utilizzato un po' tutti. Per cambiare ho preso questo qua. Sono prodotti sia cipria che mascara che costano 3-4 euro. Mi ci trovo bene, non trovo al momento la necessità di dover spendere, soprattutto per il mascara, di più. Spendere 30 euro di mascara quando comunque ho un buon effetto anche con questi. E poi mi sono presa due matite, così c'ho anche la scorta. Io adoro queste di Essence, le uso ormai da diverso tempo, finisco, ricompro, finisco, ricompro. Ultimamente sto prendendo la 13 Cool Blonde invece del 04 Blonde, perché in alcuni OVS non riuscivo a trovare più a 04, mi ero buttata sulla 13, andava bene comunque, quindi boh, oggi c'erano tutte le, insomma, tutte e due le colorazioni, però mi sono presa sempre la 13. Poi parto con farvi vedere tutti gli acquistini che ho fatto per Niccolò, perché veramente ragazzi, cioè, prezzi top proprio, cioè veramente ottimi. E poi vi mostro una cosa che ho preso per me. Allora, ho fatto una mega scorta di body, ragazze, perché c'erano dei modelli. La coppia passava 2 euro, quindi 1 euro a body, ragazze. Quindi la prima è questa qua, con quello a righe, 2 euro entrambi.
stessa fantasia, non me ne importa niente, nel senso che avevo necessità di rinnovare il body a Niccolò perché alcuni si erano rovinati, macchiati, insomma, quindi comunque c'era l'intenzione di prendere. Infatti ho detto entro da VS sia per vedere la matita per sopracciglia, ma anche per i body di Niccolò, vediamo se c'è qualche promozione. Ho beccato questa, veramente super, quindi stessa fantasia, gliel'ho presa sempre stessa taglia, ho preso un'altra coppia perché cioè, 2 euro, 2 body, si è mai visto. E poi ho cambiato un pochino quest'altro modello qua, celestino, e questa con tutti i pianeti. Quindi ragazzi, c'ha senso dei body, però prezzo favoloso. Poi ho preso un altro pantalone della tuta, questo qua ha l'elastico in vita, per Niccolò fondamentale perché lui di vita è piccino, e carino anche con la parte qui sulle ginocchia, diciamo. Questo qua l'ho pagato 5 euro invece di 10, quindi stava al 50% felpato internamente. Poi ho trovato altre super promozioni sulle magliettine, queste in cotone semplice, cioè queste da mettergli sotto i maglioncini. In pratica avevo necessità di rinnovarle, le avevano prese un pochetto da Primark, ma non avevo trovato granché. Ero capitata in un Chiabi e gliele avevo prese, anche perché lì hanno prezzi veramente molto buoni. Ho visto che anche queste magliettine qua le hanno messe a 2 euro al pezzo, quindi le ho presa. Ho preso questo modellino qua, ho preso questo fatto così, e poi ho preso questo. Queste tutte 2 euro l'una, veramente ottimo. Non so che prezzo abbiano iniziale, insomma, però credo almeno 5,95 forse le fanno. Comunque veramente un buon prezzo. E poi per me ho preso questo maglioncino che è tipo in ciniglia, vedete? Molto carino, queste righe bianche e nere. L'ho pagato invece di 26,95, l'ho pagato 15 euro, quindi un 44% di sconto. E molto carino, l'ho provato, veramente comodo, coccoloso, che vorrei sostituire per sostituire un altro maglioncino che ho a righe, sempre bianco panna e nero, che però si è tutto rovinato, quindi magari butto questo e ci sostituisco questo qua. Questo è appunto sempre di OVS, non so se questa è una linea loro, B Angel, questa linea qua. Ho preso una L così mi sta un po' più comodo anche da mettere magari con i leggings o quelli in pelle di calzedonia. Veramente carino. Quindi questo qua è tutto il mio bottino della mattinata. Le unghie le avete viste, queste qua. Molto semplici, nere, non le avevo ancora fatte quest'anno, di solito una volta l'anno le faccio, quindi ho detto facciamo le nere. E niente, io ho scaldato tutto, adesso mi metto a mangiare così mi riposo un pochino, perché poi alla fine è così, quando esco per le unghie, tra che perdi tempo per fare le unghie, poi stai in giro e ne approfitti per fare qualche cosa, dentro casa non ci stai mai. Quindi vabbè, questo è quanto. Mangio, mi riposo un pochino e poi. Ciao ragazze, siamo al giorno successivo. Scusate i miei capelli, ma sono da lavare. Infatti, adesso sono in pausa pranzo io. Questa ultima mezz'oretta che ho, volevo mettermi un attimo al PC e mi metto su poi l'impacco, diciamo, così poi mi faccio la doccia e domani mattina me li metto in piega perché domani è la Befana. Voi vedete i video un po' posticipati, ragazzi, però sapete che ce la metto tutta, ma non ce la faccio ad essere al passo assolutamente. Comunque, smetto di toccarmi questi capelli. Acceso la videocamera perché volevo mostrarvi qualche acquistino che ha fatto Manu da Risparmio Casa oggi. Ha fatto, diciamo, lavorato, diciamo, al mattino, poi è tornato prima oggi, perché andava a prendere lui Niccolò all'asilo. Di solito lo prendono sempre i nonni, no? Quindi quando capita che Manu può o io posso, insomma, a seconda del lavoro, facciamo questa sorpresa, non glielo diciamo, quindi di solito è sempre molto contento quando poi ci vede arrivare là. Vabbè, preambolo per dire, svuoto la spesa, risparmio casa. Ho commissionato delle cosine a Manu, ma tanto io so che poi alla fine c'ha tra quelle cose che gli ho detto, ok. Poi se non ho specificato bene bene il prodotto, chissà che ci ha preso, andiamola a scoprire. Allora, vabbè, questo per lui, si è ripreso le lamette. Poi abbiamo evidentemente finito carta forno e pellicola, quindi ne ha approfittato per riprenderla. Poi, sempre per lui, ha fatto un pochino di scorta di bagnoschiuma. Sì.
di schiuma da barba, questa qui di Intesa. Poi io gli ho commissionato un detersivo per i panni. C'era questo qua, queste confezioni di sole a 2,50 euro, sono 29 lavaggi, 3 in 1, igienizza, profumo intenso di eucalipto. Vediamo qual è la profumazione. Molto molto buono, veramente buono. E questo da utilizzare appunto per i nostri panni. Poi avevamo finito lo sgrassatore, gli ho detto di prenderne uno. Ha preso questo qua, lo Chantecler al profumo di limone. Poi non so perché gli ho detto di prendere due confezioni, forse era l'ultimo, non lo so. Comunque ho fatto riprendere, visto che era in offerta a 1,59 euro, questo qui, il disgorgante liquido della Valido. A prescindere dalla marca, insomma, noi ce l'abbiamo sempre in casa, perché io ciclicamente faccio fare la pulizia sia dello scarico della doccia, ma anche di lavandino del bagno o della cucina, con questi tipi di prodotti. Quindi ce li ho sempre. Appena vedo che magari l'acqua scorre con più difficoltà, faccio fare un trattamento. Ecco, quindi utilizzo metà boccetta. Gli avevo detto di prenderne due, magari visto che siamo proprio agli sgoccioli diciamo, della chiusura del volantino, magari sono terminati, non lo so. E poi un'altra cosa di cui avevo bisogno io, perché lo stavo terminando. Deodorante, questo qua è il mio deodorante storico, lo uso da anni, 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 mi trovo benissimo e quindi mi sono fatta riprendere questa confezione. E niente, ragazzi, detto questo, vado a mettermi la maschera e anzi, prima di mettermi al PC, devo assolutamente far partire la lavatrice di Nicco, così va, e poi quando io vado in pausa, dopo mi attacco la fase di asciugatura. Quindi niente, computer dobbiamo mettere un attimo in pausa, devo fare prima queste cose. Questo è, ragazze, cioè cerco veramente con tutto il cuore di stare dietro ai video, magari riesco anche a girarne alcuni, ma poi non ho mai veramente il tempo di mettermi e montarli. Quindi, vabbè, sappiate che io faccio del mio meglio davvero. Ok, ragazze, ora siamo in bagno, mi metto sulla maschera, che poi alla fine è tipo il balsamo che uso, ma me lo metto anche come impacco, è dell'Alfa Parfum, questi sono i prodotti che sto utilizzando in questo momento per i miei capelli, della linea appunto Curls, Wavy and Curly Air, quindi appunto per capelli mossi e ricci. Questa qua può essere utilizzata anche come leave-in, quindi da mettere a capello umido e poi lasciare senza, diciamo, risciacquare. Allora, vado innanzitutto a mettermi questa cosa qua, poi smacchio giusto due pannetti di Nico, ma siamo fortunati, questa volta ne devo smacchiare pochi. Dopodiché, se riesco, un pochino mi metto al PC. Posso solamente lavare questi capelli, anche se mi è piaciuta molto la piega che ho fatto l'ultima volta, col ferro. Ok, così appena stacco, oggi ho la riduzione, quindi lavoro un'ora in meno, quindi appena stacco subito, subito, subito in doccia, perché stasera staremo a cena da mia suocera, mi ha appena comunicato mano, e niente, quindi devo solo pensare a sistemarmi, cioè farmi la doccia. Ah, vedete ragazzi, un'altra cosa che devo fare? Ma è la Befana, quindi io devo incartare Gallinico adesso, perché dopo se no Niccolò rientra a casa e se no mi tocca farlo dopo cena. Vabbè, muovo un attimo, intanto ho accroccato sta cosa. Se finito di lavorare ormai da un pochetto, già da un'oretta, poi mi sono dovuta sentire un attimo il mio capo per telefono, abbiamo visto delle cose, e poi mi sono buttata in doccia. Adesso sto asciugando i capelli, li faccio però al naturale perché andiamo di corsa e andiamo a recuperare Nico, forse facciamo un salto un attimo in centro commerciale, più che altro un supermercato, per recuperare qualche cioccolatino.
E poi andiamo a cena da mia suocera. Dovrebbero poi venire qualche la zia anche di mano, magari giochiamo un pochino a carte, insomma, così. Perché poi domani la Befana saremo a pranzo dai miei. Comunque, bruciato con asciugarmi i capelli, ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, capelli asciugati, ho imparato una, non lo so, Hagrid. Ma l'ho asciugati al naturale, ho messo solamente un pochino di questo prodottino qua che vi ho detto che uso anche come leave-in. Così, proprio, cioè, ma l'ho asciugata veramente al volo, non mi sono concentrata, veloce, veloce proprio, ragazze. Infatti non è che ci abbiano molto senso, ma questo perché domani mattina me li riprendo con il ferro, non ho tempo di farlo questa sera, adesso ci metto un po' d'olietto sulle lunghezze. Anzi, di solito metto anche la schiuma quando faccio questo di qua, perché mi aiuta a definire un po' più riccio, qua parlo veramente una scopa, proprio, non lo so, una roba senza senso, però... Ripeto, non c'ho tempo. Quindi che facciamo? Domani mattina appunto lo riprendo col ferro e non ho messo a posto la schiuma così posso farlo tranquillamente. Insomma, vabbè, fatto così. Mi do una truccatina al volo, ragazzi, ma proprio 5 secondi ci devo mettere. Perché pure che devo andare un attimo in un negozio e andare poi a cena da mia suocera. Se non faccio così, io quei giorni che sto in smart, che lavoro in smart a casa, ragazzi, cioè non mi trucco praticamente mai. Quindi ho detto: senti, truccatina al volo, accendo, lo faccio con le ragazze. Allora, tiro sui trucchi. Sapete che ce l'ho qua sotto nel cassettone. In questo cestino tengo i trucchi, quelli che mi servono, diciamo, per tutti i giorni, e poi negli altri scomparti ho magari altri rossetti o le palette, insomma, un po' di cose così. Però oggi faremo un trucco veramente super, super veloce e easy. Andiamo semplicemente di correttore. E niente, ho detto, vabbè, se sentite un rumore di sottofondo è che mano sta approfittando per passare l'aspirapolvere e il vaporetto di Line in salone. Non c'è Nico, insomma, non c'è nessuno, così lo sta facendo e niente. Quindi mi do sta truccatina veloce con voi. Non che ci veda particolarmente se non mi avvicino bene allo specchio, però più o meno. Vado semplicemente di correttore e di cipria per la base. Mettiamo un po' di blush, riprendo le sopracciglia e metto un po' di mascara. Ciao, questo è. Giusto, ripeto, adesso è un po' presentabile perché quando sto in smart, non so se anche voi, qualcuno di voi lavora da smart da casa, cioè. Vi dico che oggi ho avuto pure una call di gruppo con il mio team, sempre in cesso, così non è che mi ha fregato particolarmente di rendermi presentabile. Cipria, sapete che per tutti i giorni utilizzo la mattifying, questa qua di Essence, perché... Va bene, insomma, perché comunque ne consumo tanta di cipria, lo finisco abbastanza velocemente, spenderci troppi soldi non mi va. E poi per le occasioni magari un po' più particolari, mi sono dimenticata di mettere il correttore sulle palpebre, vabbè, vada così oggi. E ho quella di Kat Von D in polvere libera, mi piace molto, però insomma, nella quotidianità finisco e ricompro queste cose. Che dirvi, ragazzi, tutto matto con la videocamera, faccio due chiacchiere, aggiorno con le ragazze perché in primis, come vi ho detto, cerco di essere più presente possibile, ma non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio, vi giro perché mi avvicino un pochino allo specchio, ok? Così ci vedo. Arriva la voce da sopra, non riesco a vedere bene dove tracciare. Quindi metto questa manina sopra che mi ripara un po' la luce. Che dirvi, ragazzi? Allora, ripeto, cerco di essere il più presente possibile, ma non ce la faccio, ragazzi. Non è cattiveria, non ci arrivo. Quindi il discorso è che magari riesco anche a girare dei video. Ma poi non ho il tempo di mettermi lì ad editarli perché dopo cena sono molto stanca e comunque lavoro insomma tutto il giorno, quindi è per questo che li vedete anche magari un po' in ritardo, no?
perché io non riesco a mettermi lì ed editarli, quindi mi spiace molto, però questo è. Qualcuno di voi mi scrive, insomma, su Instagram, mi chiede anche come va allora il nuovo lavoro, come mi trovo, se mi sono ambientata, se ho ingranato. Sì, nel senso molto meglio naturalmente rispetto all'inizio. Sapete che con il nuovo lavoro che ho iniziato abbiamo avuto una fase di formativa iniziale di 3 mesi, 3 mesi sì o qualcosa, inizialmente solo teorica per le prime settimane, dopodiché diciamo sempre in formazione ma sul campo, e da all'incirca metà dicembre invece sono finito la fase di formazione, quindi sto. Continuo a fare quello che facevo prima perché sto, diciamo, sul campo, però terminata appunto questa fase di formazione. E bene, mi trovo bene, ragazzi, sono onesta, mi trovo bene. Persone disponibilissime, sempre pronte al supporto. Non solo le mie colleghe entrate con me, ma proprio le persone che sono da più tempo in azienda, quindi c'è molta collaborazione, molto aiuto. Quindi devo dire che mi sto trovando veramente molto, molto bene e sono tanto contenta, tanto, tanto contenta di questa opportunità. E niente, solo che ultimamente, ragazze, inutile dire che impegna, che stanca, poi cioè, comunque lavoro 8 ore al giorno davanti a un PC. Capite bene che quando stacco ho voglia di mettermi davanti al PC per editare i video, però a volte sono molto molto stanca e affaticata, quindi non sempre effettivamente ce la faccio. Comunque, per ora ecco, volevo anche darvi un feedback, mi sto trovando molto bene, sono molto contenta. Diamo una piccola spolveratina di blush, uso questo di MAC che come vedete sto terminando, questo è il Pinch Me, non so se è un colore che fanno più, dovrei informarmi perché io lo sto quasi finendo e invece è un colore che mi piace molto. Poi domani renderemo più presentabili questi capelli. Anzi, con l'occasione, se mi volete riferire, diciamo consigliare qualche pacco, qualcosa per il crespo, ragazze. Perché se già il mio capello di suo è crespo, necessita proprio di essere lavorato, ragazze, altrimenti sembra proprio paglia. Non al tatto, perché al tatto sono morbidi visivamente, intendo. Poi con la decolorazione non è che gli aiuto, ecco, quindi fatemi sapere, ragazze, un impacco, un prodotto, una maschera, qualsiasi costo, cioè nel senso valuto tutto perché non li sopporto, non li sopporto, ragazze. E considerate che, vabbè, a parte no, stanno manco messi malissimo dal vivo, e considerate che in questo momento sto utilizzando prodotti Alfa Parfait, che sono prodotti professionali che utilizzano anche i parrucchieri, sono i parrucchieri, che non costano neanche pochissimo. E, però, boh, consigliatemi, sono pronta a testare qualsiasi cosa. Ci mettiamo un rossettino, ragazzi, che pensate è un vecchio matitone che avevo quando lavoravo in profumeria diversi anni fa, della Rouge Baiser, che mi piace da impazzire, lo 01 Beige Rosé, ed è un matitone opaco e mi sta quasi finendo e sono molto triste. Devo vedere se ancora è un prodotto che fanno e se è se è recuperabile da qualche parte, acquistabile, perché ci devo fare un pensierino. Cioè, ho tanti prodotti là, però questo qua mi piace sempre molto. Eccoci qua, ragazze. Giusto una sistemata. Cipria, blush, correttore, mascarino, sopracciglia, che quando si fanno cambia il volto, ragazze. Il rossetto che vi dicevo. Mi veste e scappiamo. Buongiorno ragazze d'Epifania. Nico si è appena svegliato, vediamo che cosa dice. Delle calze. Mamma, ma che cos'è oggi? Che cos'è oggi? Non lo so.
Togli il ciuccio, non ti capisco. Mi è passato stanotte la Befana? No. Mi è passato? Che ne sai? Andiamo a controllare di là se ti ha lasciato la calza. Guarda, guarda, è Chase. C'è Chase là. E pure la scopa. Pure la scopa, c'ha. Guarda, quello è un pupazzo. È uno pupazzo, eh. E pure quello mio. E pure quello. Quante cose che sono queste che ha lasciato la Befana. Ci ha lasciato delle cose anche per altre persone, che gliele dobbiamo portare, eh. Vogliamo vedere? Che apriamo per primo? Quello? Che c'è? Toc toc. Scattando. Che c'è? Wow, mamma, che ti ha portato la Befana? Lego, papà. Che ti ha portato? Le costruzioni del pompiere. I Lego col pompiere? Che pensa è fuoco. Esatto. Che c'è laggiù, però c'è lontano, lontano. Chi sta lontano, lontano? Guarda, quello è bimbo vestito da pompiere. È un bimbo vestito da pompiere, quello sì. Vedi com'è, come si costruisce? Con la scala va a salvare il gatto che è rimasto sull'albero. Ti piace questo regalo che ti ha portato la Befana? Apriamolo! Sì, adesso, sì, adesso devi scartare un altro regalo e pure la calza, eh? Vedi un attimo che c'è dentro, non lo sappiamo. L'ha portato la Befana così. Sei contento, mamma? Guarda, e aspetta pure padre, le faccio la macchina a guidare. Ti piace? Sei contento? Sì, abbiamo questo che si fa padare. Sì. Papà da morì la polla. Questo è il problema. Alla bella 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 bella. La figura c'è. Le uova. Uova di cioccolato. Infila la manina e tira fuori, mamma. I marshmallow. Poi? C'è altra roba dentro? C'è altra roba. Eh sì. Lì c'è la cioccolata pure. Tieni. Grazie, mamma. C'è un'altra cosa? Eh sì. Tira fuori, vedi che trovi. Ti aiuta mamma? Che devo fare con questo carbone? Devo buttarlo questo. Perché? Perché non
devo mangiarlo. Non ci sia, Lo se... meglio che non ci sia la prova, che sai che ti Ma non sei frega. stato un po' puzzone? No, devo buttarlo. Vabbè. Questo capo nella buccia. Non lo so, ma la Befana te l'ha portato forse perché sei stato un po' cattivello? No, me lo butto. La Befana me l'ha portato. Te l'ha portato la Befana, mamma. La chiuso. Eccomi qua. Via, le prove che sei stato cattivo le abbiamo eliminate. Nessuno lo saprà mai.